Allora ragazzi, questa sera ci facciamo il Whoppa, Whoppa, Whopper, Whopper, insomma il panozzo flagship, come dicono quelli che ne capiscono, quello diciamo un po' più ambassador, come dicono quelli che ne capisco, che capiscono un po', diciamo così, speciale del Burger King. Abbiamo già scomodato McDonald's, stasera scomodiamo Burger King. La storia del Whopper è pazzesca, andatevela a leggere su Wikipedia. Vi dico soltanto che per le versioni speciali da una parte e per la grande versatilità di questo panozzo ci sono 221.000 tipi di Whopper. Quindi in sostanza non sbagli mai quando fai il Whopper, no? Io invece vedrete che sicuramente riuscirò a fare qualcosa. Perché sto facendo il Whopper? Fondamentalmente perché sono un grande frequentatore di fast food e quindi mi piace provare a replicarli a casa. È semplicemente qualcosa che vediamo nella, diciamo, non vita di tutti i giorni, però diciamo abbastanza spesso, anche se poi l'hamburger gourmet ha preso tanto spazio all'interno delle nostre cene, all'interno dei nostri pasti nel corso del tempo, specialmente in quest'ultima decade sono nate tantissime hamburgerie che oggi ti fanno pagare un hamburger 15-20 euro. Ma perché? Perché c'è ricercatezza e c'è un pochino più di sperimentazione in più rispetto al semplice hamburger con lattuga, pomodoro, ketchup, maionese, cipolla, cetrioli, esattamente come il Whopper. Whopper che, se non sbaglio, all'inizio costava 36 centesimi, qualcosa del genere, ed è stato innovativo per il mondo dell'hamburger perché non c'era niente di così grande. Si è dovuto poi aspettare il Big Mac del McDonald's per avere un panozzo di quelle dimensioni. È un panino molto semplice da un punto di vista di gusto. Perché? Perché appunto, nella versione, tra virgolette, originale, nella quale io non metterò il cetriolo perché non lo digerisco tanto, ci sono appunto cetriolo, poi c'è l'hamburger, diciamo l'hamburger quello sempre da 113 grammi più o meno, il paddy che noi abbiamo stasera non in versione circolare, l'abbiamo un pochino più allungatino perché l'ho comprato così per vedere un po' la differenza, poi cipolla come ci siamo detti, tra l'altro fighissimo che adesso ho fatto il social distancing con la tripla cipolla per tenere a distanza in quest'epoca in cui il distanziamento sociale è efficace, pomodoro, lattuga, ketchup, maionese. Che cosa manca? Ah, manca il pane. E allora chiediamo una mano a Diana. Sono andata a fare la spesa per il panino di stasera e ovviamente cosa ho dimenticato di comprare? Il pane. Ho guardato un po' gli ingredienti che servono per farlo in casa, li ho tutti. Vado a provare a fare questi burger buns con una ricetta che parrebbe semplicissima. Speriamo di riuscire nell'impresa, altrimenti questo video sarà cancellato e archiviato 50 metri sottoterra. Allora, vado a farvi vedere gli ingredienti che ci servono. Allora, ci servono 450 g di farina zero, un uovo, 30 g di burro, deve essere ben morbido, 180 ml di acqua tiepida, nella quale siamo andati a sciogliere, 20 g di lievito di birra, io l'avevo surgelato ed è per questo che sono andata a scioglierlo nell'acqua, e infine 30 g di zucchero. Allora, adesso vado a mettere tutto nella mia ciotola e ad impastare. Quando l'impasto sarà ben formato, vado ad aggiungere un cucchiaino di sale. Vediamo un po' come viene. Allora, ecco, il mio impasto adesso è compatto. Mi trasferisco su un piano di lavoro leggermente infarinato e continuo a lavorarlo un po' qui, sbattendolo più volte, così vado a formare una palla. Con una mano sola non è molto semplice, ma il mio aiutante mi ha appena abbandonato per andare a vedere i cartoni. Ecco qua, formo una bella palla e la inserisco nella mia ciotola nella quale metterò un filo d'olio e la lascio riposare per circa un'ora e mezza. Eccoci qui, sono trascorse 2 ore, il nostro impasto è lievitato ed è raddoppiato di volume. Adesso lo andiamo a spezzare con le mani, lo trasformiamo nel fantastico salsicciotto da cui andiamo a ricavare 8 paninetti da 100 grammi ciascuno. Andiamo a stenderlo con le mani, abbiamo una forma un po' rotondina, partendo dall'alto lo arrotoliamo su se stesso. Zac, facciamo lasciando la piega di qui e lo facciamo anche da questa parte. Da
Dopodiché prendiamo i lati e li portiamo tutti dentro. Così. Li giriamo e gli diamo la forma di una pallina. Poi per togliere tutte queste linee che vedete possiamo fare così. Ecco, dopo un'ora di lievitazione questa è la forma dei nostri buns. Adesso li spennelliamo con un tuorlo e un pochino di latte. Dopodiché metteremo sopra dei semini. Nel nostro caso dovevo prendere il sesamo ma non l'ho preso io, colpa mia, quindi useremo il papavero. Esatto. Poi li mettiamo in forno statico per un quarto d'ora a 200 gradi e vediamo un po' cosa viene fuori. E ragazzi, incredibile ma vero, ecco i nostri panini, gli altri li abbiamo già spostati, guardate come sono strasoffici, secondo me sono anche strabuoni. Adesso andiamo avanti a fare i nostri hamburger. Adesso allora andiamo anzitutto a mettere a manetta bruciatore di sinistra e bruciatore di centro-sinistra dentro al Regal 490. Vedete che ho già disposto una piastra. L'altra differenza tra le differenze che avrà il mio panino non è tanto l'adozione della lattuga, che quello c'è anche nella ricetta originale, quanto l'adozione di queste cipolle. In teoria la cipolla nel Whopper, se non sbaglio, è cruda. Questa invece è già stata cotta a bassa temperatura, adesso semplicemente andrò a ripristinarla per averla bella calda. Quindi una minima differenza, poi vi do tutti i dettagli del caso. Qui dentro ci sono i miei hamburger e qui ovviamente ci sono i miei panini. Vedete come sono belli? Ok, la ricetta originale prevederebbe dei bun con all'interno, scusate, con sopra dei semi di sesamo. Io, detto in maniera molto onesta, adesso vi farò ridere, l'ho finito il sesamo e quindi abbiamo messo i semi di papavero. Speriamo che vada bene lo stesso, anche se poi il seme di papavero ti si incastra tra i denti, secco. Quella è un'altra telecamera che non c'entra niente, poi ketchup e maionese, li vedete lì squintati. Che cosa mi serve fondamentalmente? Mi serve una padella di ghisa per andare a scaldare le mie cipolle. Anzi no, non uso la ghisa stasera, uso semplicemente un piccolo vassoio. Un vassoio di acciaio inossidabile che mi aiuterà, sempre che riesca a prenderlo con una mano, ecco, a riscaldare le mie favolose cipolle in modo tale che diano una botta al panino. Come vi dicevo prima, il Whopper in realtà è particolarmente versatile, quindi potete aggiungere quello che volete. Potreste aggiungere il bacon, potreste aggiungere la sottilette, il cheddar, potreste aggiungere dalla A alla Z per appunto raggiungere una delle 221.000 variazioni sul tema. Noi andiamo un pochino sul classico, non metteremo neanche nessuna salsa particolare, non metteremo alcun rub sull'hamburger, faremo un hamburger semplicemente come dovrebbe essere fatto secondo i puristi dell'hamburger, anche se poi sbaglierò sicuramente, quindi non andrà bene lo stesso, però diciamo che l'idea è provare a divertirci e provare a rifare il Whopper, vediamo un po' se ce la facciamo. Ecco qui la mia cipolla adagiata nel mio vassoio, vado ad aggiungere un semplice zicchio di olio extravergine d'oliva. La mia cipolla è in agrodolce, è già cotta, potrebbe già essere consumata così, ma io le do una scaldata proprio per armonizzare un pochino tutti i gusti, che non so esattamente cosa voglia dire, però riempie la bocca sicuramente. Allora, è vero, avrei potuto farla da zero la cipolla, però in realtà ho deciso adesso di fare il Whopper, non l'avevo preventivato, non l'avevo pronosticato, quindi fortuna che avevo già questa cotta a bassa temperatura, così la posso usare senza dover andare a sbattermi a fare la cipolla, che è sempre veramente uno sbattone pazzesco, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi il risultato è eccezionale, questo va detto. Taglieremo poi il panino, vediamo un po' a che temperatura siamo arrivati dentro al nostro Regal 490. Allora, siamo a 100 gradi, quindi comunque abbastanza bassi, noi non abbiamo bisogno di far segnare le cipolle, quindi andiamo a metterle sul fuoco diretto, ma sarà comunque indiretto perché è mediato dalla nostra piastra di ghisa, quindi comunque una bella possibilità di spazio. Noi andremo a farci un hamburger, quindi ho la valla spacca. Vedete il mio hamburger? Il mio hamburger non è un paddy, non è un disco, è un pochino allungato, un po' come le svizzere di una volta, almeno io le mangiavo così, poi sicuramente voi le mangiavate in maniera diversa, però diciamo che dentro al bun dovrebbe, sì, strabordare un pochino, però anche i puristi ci perdoneranno. Carne che è stata tolta dal frigorifero circa una ventina di minuti fa, ormai con il clima che abbiamo intorno non è che serve togliere la carne e lasciarla fuori 4 ore prima, perché comunque ok, ci sono sempre 20 gradi magari in casa, ma fuori ce ne sono ben di più in questo periodo. Quindi noi adesso continuiamo a far salire il nostro Regal, sento già un po' di profumo di cipolla, naturalmente, abbastanza ovvio, scontato, banale dirlo, però ve lo racconto ugualmente, 125 gradi e continuiamo a salire. Ok, ci siamo intorno ai 200, ho oliato un pochino la piastra,
Facciamo aderire bene la nostra carnazza e adesso usiamo semplicemente la griglia. Vedete che ho tolto anche le cipolle perché le devo solo scaldare, non le devo cuocere, scaldare. Adesso ce la teniamo così, la guardiamo a occhio, l'hamburger, aspettiamo empiricamente senza termometro che la cottura arrivi, adesso mi braso sicuro, che la cottura arrivi più o meno quasi sul bordo, sul lato, sperando così di fare una bella maillard e poi di non fare una cavolard e quindi poi di girarla e fare la stessa cosa replicando dall'altra parte. Ragazzi, è un hamburger, proviamo a farlo, quindi da finale fare un po' di intrattenimento per spararci un bel whooperone in questa... Che giorno è oggi? In culo pubblico, martedì, per godere questo martedì, in realtà è domenica ma non lo diciamo a nessuno. Ok, pronti a girare l'hamburgerasso. La maiardata! E visto che il nostro hamburger viaggia verso lidi assolati, cioè le nostre Fauci, andiamo, Anthony Fauci, andiamo a metterci la nostra panozzata così, a scaldarsi un pochettino. Intanto che cosa ho fatto? Intanto ho tagliato i pomodori e ho strappato i pezzetti di insalata, oltre ad aver tolto le cipolle. Allora, occhio su una cosa, sembra banale dirlo, però lo dico uguale. Altrimenti spegnete, andate un'altra parte. Occhio al pomodoro. Io il pomodoro nell'hamburger lo detesto. Lo detesto perché lo taglio sempre troppo alto, quindi quando lo mangio mi sporco. Inevitabilmente, cioè, mi sporco. È praticamente un assioma. È matematica, è aritmetica, chiamatela come volete. Mi sporco. Ciao. E allora, stavolta che cosa ho fatto? L'ho tagliato sottile! Sottile! Tec! Sottile! Vedi? Vedi com'è sottile? Sì, sottile. Con la trebbiatrice l'ho tagliato. Bel coltello, bravo. È maiardato anche sotto. Ma dentro lo faccio cuocere ancora un pochino, quindi lo metto in cottura indiretta, soltanto per un momento, giusto il tempo che il pane si scaldi, e poi vado a comporre il mio panozzo. Allora ragazzi, ci siamo. Io vado a mettere un po' più di maionese rispetto al solito, perché adoro la maionese, e poi faccio anche questo genere di casino per il quale mia moglie sta ridendo, ma non ci fate caso. Allora, la maio, che ci piace sempre, il paddy, che nel mio caso ben detto non è un paddy, poi andiamo a prenderci la ciguletta, che rimane comunque abbastanza scrocchia, per cui mi intriga molto, non l'ho fatta andare tantissimo, ho soltanto bisogno di dare una nota così di dolcezza, proprio perché è in agrodolce nel mio caso. Ecco fatto. Adesso, dopo aver messo tutto questo ben di Dio, andiamo a piazzarci che cosa? Andiamo a piazzarci il ketchup. Vediamo se riesco a farlo senza grossi difficoltà, perché le difficoltà sono quotate a pochissimo. È nuovo, devo aprirlo. Mazza, oh, non ne va mai bene mezza la prima volta. Qua, eccoci qua. L'umore raccapricciante però, io capisco tutto, Diana, però vabbè. Poi, tralasciamo questa fetta che è troppo spessa. Senza ridere che si sente! Andiamo a mettere il nostro solito benedetto pomodoro, la lattugazza. Che vedete, mi aiuta perché la foglia mi declina degradando proprio la curva, no? Cioè della foglia di lattuga, proprio il cuore, no? Cuore bugiardo, come cantava, vabbè. E qui, ci dicevamo, metto un altro bel giro di maionese, perché la maionese piace alla gente che piace. Ecco fatto. Ragazzi, il mio Whopper è così. Io non so come possa essere, non ho proprio idea. Sicuramente più alto di quello che avete mangiato da Burger King, ammesso e non concesso che siate fan di Burger King o me. Qualcuno vorrebbe che io lo assaggiassi. E allora io mi posso mica esimere? No. Allora, compressata. Ah, vi dico una cosa, a me l'hamburger piace cotto, quindi non vedrete il cuore di panna. Allora. Oh, sono buoni i panini che hai fatto. Grazie. Io, grazie a te. Allora, mi sono spostato perché sembra che il primo assaggio fosse completamente scuro, causa cameraman appena assunto. Vabbè, lasciamo perdere. Riassaggiamo. Sento molto la carne, naturalmente. Buono il panino. Brava, Diana. Grazie. Prego. Sì, le salse naturalmente si sentono perché non ne ho messa poca, però si sentono tanto le cipolle ed è una cosa valida, nel senso che dà un po' quella nota di agrodolce che ti, insomma, ti riempie un pochino il palato, e buoni anche gli altri ortaggi. Adesso vado a finirlo e poi le considerazioni finali.
Oh ragazzi, alla fine un whopper tira l'altro, quindi ne sto facendo ancora perché mi è piaciuto, praticamente non l'ho mangiato. Allora ragazzi, veramente interessante, vedete, molto 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 base, più un pretesto per stare un po' insieme, no? Sempre l'hamburger da grande socialità, anche se ripeto, social distancing con la tripla cipolla mi intriga di bestia. Allora, dunque, prodotti, materie prime, le potete trovare praticamente dove volete. Io ho preso le mie cipolle su laboratoriovegetale.it, se volete andatelo a vedere, è un sito interessante e propone verdure cotte a bassa temperatura che vanno semplicemente ripristinate. Vedete che il whopper è stato un esperimento tutto sommato riuscito. Se volete potete declinarlo come piace a voi l'hamburger, per cui mettendo tutti i gusti che vi piacciono. Noi ci vediamo giovedì. Giovedì faremo l'anatra sul Kamado Bono. Per cui in chiusura, come sempre, tutti i contatti: luca@bbcool.it per le domande, diana@bbcool.it per le informazioni commerciali, bbcool e Bordons via direct su Instagram naturalmente per tutte le immagini dei vostri whopper. Io vi invito a rifarlo e vi invito a mandarmi i vostri risultati, che saranno certamente meglio del mio. Ciao ragazzi!